azioni di sistema e strategie per la sicurezza di lavoratori, imprenditori e aziende agricole in Puglia sono gli obiettivi del progetto SicurAgri. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati anche i dati del dossier sullo stato della sicurezza nel comparto agricolo e negli indotti nella regione. I numeri degli infortuni sono rilevanti, oltre 15.000 gli incidenti denunciati in agricoltura in Puglia nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012, 45 quelli mortali. È necessario dunque per INAIL e CIA adottare misure che possano migliorare gli standard della sicurezza ed è così che nasce il progetto SicurAgri Puglia, per far fronte ai pericoli connessi all'utilizzazione di macchine agricole e ai principali fattori di rischio da cui scaturiscono le più rilevanti malattie professionali. Attraverso la conoscenza delle cause degli infortuni sul lavoro, il progetto si pone come obiettivo quello di individuare buone prassi per conseguire, se non una totale eliminazione, almeno una riduzione dei fattori di rischio. SicurAgri Puglia si articolerà fino al 2015 su tutto il territorio regionale e prevede alcune fasi come l'indagine territoriale, l'azione di sensibilizzazione e l'apertura di sportelli ed informazione. La sicurezza del lavoro è importante in tutti gli ambiti lavorativi e in questo caso anche nel settore dell'agricoltura bisogna in qualche maniera essere ancora più responsabili e soprattutto mettere in campo azioni e interventi per tutelare i lavoratori. In questo caso la CIA oggi sta presentando un'interessante proposta che stiamo valutando e che sicuramente sarà, come dire, utilizzata per poter in qualche maniera intervenire su quanto loro hanno proposto e quindi riporteremo anche questo documento in ambito nazionale sul tavolo di coordinamento perché mi pare giusto e corretto sposare questa linea sempre a tutela dei nostri lavoratori.